Mamma, mi riconosci? Sono Lina. Sai, stiamo partendo, andiamo a Roma. Mamma, sono Lina, mi riconosci? Vado via, capisci? Vado a Roma. Mamma, dimmi qualcosa, su. Dimmi qualcosa, mamma. Pensa a tua mamma, tu lo sai che è una donna che sta sempre in apprensione, figlio. Ti saluto, figlio, mi raccomando sempre, Esatto, fai bravo. Mamma, torna a prendere. Luca, andiamo? Arrivederci, Buon viaggio. Ciao. E scrivete. Allora, la stazione. No, prima voglio passare da mio padre. Ciao, nonno. Bene, andiamo. Arrivederci. Ciao. Arrivederci a tutti. Arrivederci, Dove vai? Vado a salutare nonno. Attento. Ciao, nonno, non piangere. Ciao, ciao. C'è la carrozza del nonno. Papà. Allora? Noi stiamo partendo e... Lo so. Sì. Bene. Ma... Vai, vai. Oh, hop. Questa storia comincia 9 anni prima, quando l'ingegner Fabbri si trasferisce con la famiglia in un paese dell'Italia meridionale. Il mare, il mare! Hai visto, mamma? C'è il mare! Shh, piano, piano, la svegliata. Vabbè, anche se si sveglia, che fa? Ma sì, ha ragione. Non succedono tutti i giorni spettacoli di questo genere. Va bene, va bene. Svegliamola, svegliamola. Con molto garbo, svegliamo. Lucia? Lucia! Lucia, c'è il mare. Ben alzata, signorina. Dov'è Milano? Milano? È molto lontana, mia cara. Abbiamo fatto quasi 1000 chilometri in treno. Ma come, non ti ricordi? Tutto... il treno, non ti ricordi? Abbiamo cambiato mondo, mia cara. Adesso c'è il mare. E sopra il mare ci sono i pescatori. Sì, ma che cosa fanno i pescatori? I pescatori pescano il pesce. Vivono così. Spesso però non ce n'è abbastanza per tutti. E allora come fanno? Come fanno? Allora hanno fame. Poverini, perché non andiamo a portarli a mangiare? Ah, ma noi faremo molto di più.
Noi gli porteremo del lavoro. Questa fabbrica non sarà che l'inizio di uno sviluppo... Vedrete, vedrete, vedrete. Capisci dove volevo arrivare io quando parlavo di industrialismo? Basterà un minimo di risposta da parte loro, un po' di buona volontà e l'economia di questo posto potrebbe capovolgersi da così a così. Vedrete. Chissà che razza di gente troveremo qua. Bisognerà stare molto attenti. Ancora? Mamma, guarda che i malintenzionati non esistono solo nel meridione. No, per tua madre no. Per tua madre le magagne si sono date tutte convegno qui. No, Enrico. Ma sì, sì, ma sono mesi che vai avanti con questo ritornello. Scusa, ti prego, ci sono le bambine. Ma che bambine, bambine? Quando sei tu a lasciarti andare non te le ricordi più le bambine. Ma scusa, Enrico, che cosa ho detto poi di tanto grave? Ma non è per adesso, è per sempre. Io non posso avere a fianco una donna perennemente scontenta, che si lamenta, che odia il futuro. Non sembra di... A Milano non mi avresti mai detto cose del genere. Perché a Milano non ti sei mai comportato in questo modo. Da quando ho deciso il trasferimento, non fai che lamentarti, che mettere i bastoni fra le ruote. Non è vero. Sì, e in un modo, scusa se te lo dico, anche abbastanza subdolo. Sei ingiusto. Io ho cercato solo di fare bene. Mi è parso che lasciare la nostra casa, Milano, il lavoro che tu avevi con mio fratello, fosse, non lo so, un rischio, un'incertezza troppo grande. Ad ogni modo, d'ora in poi starò sempre zitta, stai tranquillo. Questa è la nostra nuova casa. Ti piace, Lucia? Mm? Vieni, vieni. Adesso tu abiterai in questa bella casa con un bel giardino. Scendi. Ecco. Così. Ti piace, Lina? Chissà quando arriverà la carrozza con i bauli. Ma sì, arriveranno adesso i bauli. Là c'è il parco, vai sì, a vedere. Sì. Un giorno pollo a pranzo e arrosto a cena. Un altro giorno stufato a pranzo e pollo a cena. Va bene che sono signore, ma tutta sta carne non si è mai vista. E poi non fa neanche bene. E l'ingegnere anche di venerdì la mangia. Non ha paura nemmeno del diavolo. Ti piaccio? Gesù! Non sono bella? Sì! Ma questo è un abito da ballo! Ma che da ballo? Abito da lavoro, eh! Nel nord tutte le cameriere dei signori così si vestono. Ah, e queste a che servono? A togliere la polvere. Mamma! È sicuro di averla messa diritta? Ma certo! Invece no, è tutta storta, non vede come pende. Ma no, che non pende, signora. Se viene qua vicino lo vede anche lei che non santo pende. Santo cielo, adesso bisogna rifare il lavoro da capo. Ma non poteva usare il metro. Non ce n'è bisogno, si vede anche a occhio. Ma no, che cosa fai? Ma non vedi, guarda, sei tutta sporcata. Questa si mette così nel braccio, dammi il braccio. Ecco. Infila bene. E così non si sporca il vestito, capito? Ah, sì. Signora? Sì? Sono appena 5 centimetri.
Non c'è poi tanta pendenza. Sì, va bene, però la metta a posto lo stesso, per favore. Va bene? Bene, signora. Sì. Fate passare, calma. Permesso, permesso, scusate, scusate, ma perché? State indietro! Io non posso fare niente, scusate. C'è un ufficio apposito per questo. C'è il papà. Guarda che c'è il geometra che ti aspetta. Ah, sì. Buongiorno, geometra. Buongiorno, geometra. Scusi. La verità. Che c'è? Ah, Elina, c'è il nuovo maestro. Ah. Scusi, eh. Buongiorno. Buongiorno, signor ingegnere. No, no, stia comodo. Posso divertirmi anch'io? Lui dice che non è vero che l'uomo discende dalla scimmia. Impossibile. Ah, scusi. Lei non ha mai sentito parlare di un certo Darwin? Io gliel'ho portato, ma lui non vuole aprirlo. Sono fantasticherie, non c'è nessuna prova. E l'anima, questo signore, dove la mette? L'anima. Forse se n'è dimenticato. Bene. Signori, io ho da fare, scusatemi. Ah, quello lì è troppo indietro. Mi dispiace, ma con la fine del mese basta. Non ne sa di più la bambina. Santo Dio, ci pensi tu a dirglielo? Ma sì, sì. Ma poi bisognerà cercarne un altro. Ma cosa vuoi cercare qui? Mi scusi, geometra. Andiamo, venga con me di là, almeno abbiamo un tavolo. Mi vorrete concedere che ci stia pure una certa qual differenza tra uno scimmione e quel signore lì? Ah, può essere che questa gente di Torino che si riempie la bocca di costruzioni, di fognature, di impianti elettrici, può darsi, dico, che a questa gente faccia anche... L'intelligenza locale non tollera l'idea di una possibile parentela con l'orangotan, ma ancora meno tollera i modi da colonizzatore dell'ingegner Fabbri, che con poca diplomazia ha completamente ignorato i notabili del posto, vale a dire quel gruppetto di avvocati che passano la vita al circolo del paese, solo intenti a imbrogliare lunghe liti fra i piccoli proprietari, peraltro già dissanguati dalle tasse. È una cosa grande, eh? Eh sì. Ce n'è voluto, per arrivare qua. Lo so. Decidere di cambiare città. No, 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 non parlavo di me. Parlavo dell'uomo. È incredibile la quantità di pregiudizi che si sono dovuti vincere per arrivare in fondo a cose abbastanza semplici. Quali cose? Quelli che il nostro secolo ha inventato, che ha conquistato, non so, la macchina, l'elettricità, la strada ferrata, il telefono. Non sono cose da poco, sai. Ma ci sono voluti millenni. E sai perché? Non perché mancasse, come dire, l'intelligenza, no, no. Mancava la volontà di andare avanti, di liberarsi. Cioè... Vuoi dire che siamo noi che non abbiamo voluto crescere, questo che sì, sì, appunto, per una quantità di pregiudizi. Ah, ma lo sai che fino al secolo scorso, se uno scienziato inventava un qualche cosa, come dire, di concreto, di pratico, era lo scandalo. Veniva squalificato come scienziato. Che stupidi. Che stupidi, eh? È facile dirlo adesso. Adesso che la scienza applicata ha dato i suoi frutti. E quali frutti? Allora, e qua? Guarda che qua siamo quasi come allora, sai. Quasi continuo ancora a credere che l'uomo è il re dell'universo per diritto divino. E perché? Perché? Perché così non c'è molto da faticare. E si resta fermi, immobili. Tanto, prima o poi, la lampadina elettrica si accenderà anche qui. Chissà come, ma... Non a caso il tuo maestro si rifiuta di conoscere Darwin. È l'idea di evoluzione che lo spaventa.
L'evoluzione. Evoluzione è un'idea di una scomodità enorme. Papà, quando sarà pronta la fabbrica? Fra 2 o 3 mesi. Senti, papà. Mi prendi a lavorare con te? Ma brava! Hai avuto una bellissima idea! L'elenco del materiale spedito me l'ha dato il magazziniere. Se vuole controllare che corrisponde alla indicazione. Ha causato un grave danno agli impianti della fabbrica. Ha causato l'arresto della produzione in 2 sezioni. E pretende anche di non essere licenziato. Ringrazio il Dio per tanto per arrivare. Io lo faccio liquidare. Mi paghi fino all'ultima ora, ma fuori stai dietro. Signorina, e questo è un manovale che deve essere licenziato. Se potesse pensarci lei, io avrei da fare in fabbrica. Bisogna pagarlo fino a tutt'oggi. Scusi, perché deve essere licenziato? C'è stato un inconveniente all'impianto di essiccazione. Lui, senza avvertire nessuno, ha preteso di ripararlo. Non se ne intende. E così ha messo fuori uso la macchina. Un danno grave. Poi anche per dare un esempio, lei capisce, non era una cosa di sua competenza. Non doveva permettersi di toccare la macchina. Doveva chiamare l'operaio della manutenzione. Va bene, lo porto in amministrazione. Signorina, Pacino è uno molto stimato in paese. Tutti lo considerano bravissimo, fa tutti i mestieri. E lo chiamano per qualsiasi riparazione. È uno che si fa voler bene. Così... anche nell'interesse della fabbrica, se lei potesse fare qualcosa. E aspetti un attimo qui, lei. Grazie. Avanti. Papà. Che c'è? Per quello operaio da licenziare. Ah, già. Fate aiutare dal ragioniere per la pratica. Allora, insomma, è proprio deciso. Vai, vai, non perdiamo altro tempo. E per favore, non ci mettiamo a fare gli avvocati delle cause perse. Mi dispiace. Ma vede, in paese nessuno saprà darsi una ragione di questo licenziamento. Forse bisognava aspettare un altro momento. E figurarsi poi Pacino, lui credeva di far bene. Lo so che credeva di far bene, ma non doveva fare niente. Doveva solo chiamare l'incaricato e niente di più. Nella fabbrica è così, ognuno deve fare il suo lavoro, niente di più e niente di meno. Lei ha ragione, ma ci vuole tempo per cambiare la testa. E forse... ci vorrebbero sistemi meno duri. Sì, ci pensavo proprio l'altro ieri, guardando quel terreno dietro i forni. Lì un refettorio ci starebbe benissimo. Ma un refettorio solo per portarsi il pentolino da casa? No, 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 un vero refettorio con la cucina. Sarebbe anche un'ottima occasione per dare lavoro ad altra gente. Le donne, per esempio. Bene, qualcuno di meno in America. Sì, 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 anche. Ma guarda che il refettorio significa ben più di un generico luogo dove gli operai mangiano. Significa igiene, funzionalità. Scusa, papà, guarda che diventa freddo. Sì, grazie. E dignità
anche, perché no? Come vuoi che quella gente si risollevi, che impari a sentirsi libera quando ancora è costretta a cibarsi in condizioni degradanti? Ma guarda che ti sporchi tutta. Attenta. Ma vuoi dire perché mangiano all'aperto nei cortili? Ma certo, ma non li hai visti? Sono lì ammonticchiati senza un tovagliolo, un bicchiere pulito, che pescano in quei tegamini chissà quali intrugli, si sentono certi odori, ma è pauroso. Ma non la voglio, ma tu ce l'hai più grossa. Stupida, il capone non ha mica una zampa più grossa del naso. Ma no, papà, scusa, è l'odore del pesce. Forse a loro piace, mangia. L'odore di casa loro. Sì, della loro miseria. Ma vedrai, vedrai, vedrai come se lo scorderanno subito, quando potranno avere con la stessa spesa cibo da gente civile. Non si migliora l'uomo se non si migliorano le sue condizioni materiali di esistenza, diceva. Senz'altro, è verissimo. Però, sai, papà, quando li vedi mangiare lì fuori al sole, ti dà l'idea che siano quasi felici. E il refettorio non sarà un po' come chiuderli di più? Ma questi sono sentimentalismi da donnetta, no? E poi, alla fin fine dei conti, quello che interessa è che il refettorio organizzato incrementa la produttività. Ormai si sa per certo, anche in Inghilterra, in Germania è stato fatto. Ecco, lo vedi, a forza di viziarlo. Shh. E si capisce perché. Meno distrazioni, più continuità tra luogo di lavoro e luogo di ristoro. E così l'operaio non perde il suo ritmo. Questo cappone è buonissimo. Ah sì, è vero, è vero. Chi l'ha portato? Santina, la moglie di Pacino. Ah, è molto... Chi? La moglie di Pacino? Quello che ho licenziato? Sì. Allora questo che cos'è? Il prezzo della riassunzione? Ah, un po' di lacrimucce, un bel pollo e tutto è sistemato, ma stanno freschi. E magari tu mi hai anche detto grazie. Certo, l'ho dovuto fare. È stata una scena tremenda. Era disperata, si è gettata in ginocchio. Che cosa avrei dovuto fare, secondo te? Avrei dovuto mandarla via, avrei dovuto trattarla male. No, no, niente affatto, Luisa. Si tratta soltanto di avere un pochino più di polso. Ah, polso. No, tu pensavi di far bene, lo so, ma qui non si può. Se ne approfittano subito. E poi ci ritroviamo la casa piena di gente che viene qui a piatire, a supplicare, a elemosinare. Che cosa, poi? Un miracolo! Noi più che lavoro qui non possiamo dare. Ma sì, ma poi non è soltanto questo, la ragione è anche un'altra. La ragione è che io non so più come fare. Io mi vergogno di farmi vedere dalla gente. Mi guardano tutti in un modo che... Ma sì, è vero, ci hai messo in una situazione che ci odiano tutti. Non si può mica trattare la gente come delle bestie, sai? A volte ci portano dei regali, semplicemente così, per amicizia, mica soltanto per chiedere. Sì, sì, ma sì. Tu mai. Sei matti a fidare di questi, della loro amicizia. Sì, ci hanno invitato a cena un sacco di volte. Luisa. E tu invece non hai mai voluto accettare. Ti hanno offerto la presidenza di quell'associazione. Tu niente, non hai mai accettato. Luisa. Una volta ti saresti comportato diversamente, ma da quando sei qua sei diventato più... Ah, sei diventato cattivo. Luisa! Avanti. Buongiorno, signore. Buongiorno, signore. Io e Annina andiamo alla messa, però rimane Carmelina. Il signor ingegnere è andato in fabbrica e la signorina è fuori con la bicicletta. Sì, va bene. Per piacere, mi porta la mia acqua di melissa. Si sente poco bene, signora? No, Vincenzina, non è niente. Gliela porto subito. Signora, non è contenta. Contenta con quel marito terribile. Sono 3 domeniche che non viene a messa. Sai perché? Perché è lui che glielo proibisce. Sì. Povero infelice. Buona domenica! Buongiorno. Ma come sei colonnata? Lucia!
sera, non stai bene? Ma no, no, è solo un po' di mal di testa. Ma cos'è tutto questo buio qui? Per piacere, non aprire perché la luce mi dà noia. Ma quanto sole hai preso. Mettiti un po' di crema per le scottature, capito? Come eravamo belli allora, eh? Ma anche adesso siete belli. Lo sai che in paese dicono che hai un viso da Madonna? Tuo padre era così gentile allora. Era così pieno di premure. Pensa che una volta è arrivato a casa con un mazzo di 24 rose in pieno inverno. Non se ne trovano in inverno. E noi eravamo anche così poveri. Eh sì. Era così gentile. Papà ha tante cose da fare adesso, ha tanti problemi e... Allora, sai... Hai bisogno di qualcosa, mamma? No, grazie alla mia acqua di melissa. Vatti piuttosto ad asciugare i capelli, sono ancora bagnati. E non dimenticare la crema per le scottature, capito? Ed ecco un tentativo di socializzazione attraverso il gaudio e lo scintillio d'una festa. Tutto il paese che conta si è riunito stasera in casa Fabbri. Ecco il blasonato milionario cui appartiene la fabbrica che il padre di Lina dirige. E questa è la relativa moglie. Per la piccola Lucia, se Babbo Natale ha una compagna, deve essere certamente così. Qui abbiamo qualche avvocato insieme al notaio, tutti con le rispettive mogli. C'è anche il compagno d'ufficio di Lina, Antonio, con la sorella, poco simpatica ai compaesani per il suo tipo da virago. Da un po' di tempo ha messo gli occhi addosso al dottore, con poco successo però, visto che questi le preferisce gli insetti. Queste sono le tre figliore del maresciallo dei carabinieri, tra le quali la minore, Caterina, avrebbe forse qualche chance se l'etica locale non le imponesse di sposarsi solo dopo che le maggiori si siano accasate. Il padrone di casa decide di dare il via alle danze nella speranza che così il tempo scorra più veloce. L'orchestrina è stata reclutata qua e là per la contrada al fine di accendere la serata e fare la gioia delle fanciulle in età da marito. Questa sì che è una casa, una magnificenza. E che bella festa! Ma no, che non è tombola, non è tombola, vedi? Il set non è uscito, è l'85 nemmeno, quasi nessuno. Quello non me la devi fare! Adesso bisogna ricominciare tutto da capo, su. Questa sera fa lei da mamma. Mi arrangio. Bisogna prepararsi per il futuro. E chi lo dice? Io non credo che mi sposerò mai. Queste cose le può dire solo una bambina. Lei non è più una bambina, lo sa? Specie questa sera che si è acconciata così i capelli. Così lunghi le stanno molto meglio. E io invece non li posso soffrire. Anzi, domani li taglio. Ma per me fa male. Ma no, Lucia, non adesso. Bisogna che prima si servano gli invitati, hai capito? Oddio! Oh, ma cattiva che sei! Guarda che cosa è successo, no, come si non fa importa, adesso? Non signora, non si preoccupi, facciamo pulire subito. E tu, con quello straccio, vieni qua e cerca di pulire per te. Chissà quando finirà tutta questa baraonda. Non si respira. Non si respira proprio. Ingegnere, sono sicuro che se lei avesse visto quell'impareggiabile interprete non avrebbe potuto fare a meno di entusiasmarsi. Un'attrice veramente eccezionale, uno spettacolo meraviglioso. Che peccato che lei non sia venuto, anche per sua moglie. Un po' di svago ci vorrebbe. Non lo metto in dubbio.
Permetti, cara. Volete? Signori, mi scusino, ma avevo un appuntamento con questa bella signora. Permetti. Oh, mi concederebbe questo ballo? Certo. Lina, Lina, ma vieni da dai papà e la mamma ballano. Davvero? Oh, Enrico, Enrico. Non stanno mica seguendo gli avvocati, quei rompiscatole. No, 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 no. Sono rimasti di là. Ah, oh, meno male. Ah, mi stavano asfissiando, mi hai proprio salvato. Enrico? Che c'è? Ah, vorresti ballare ancora? Su, su, Luisina. Ma dei vecchi coniugi come noi, no. Certo, li mettiamo in ordine. Annina è in cucina con le bambine. Ah, bene, io vado a fare colazione. Bene. Su. No, così. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Dormito bene? Ciao. Buongiorno, signorina. Il signore e la signora dormono ancora, ma io ho preparato perché i bambini hanno fame. Bene, mangiamo intanto, no? Sì. Ma poi papà si arrabbia. No, che non si arrabbia. Ieri sera siamo andati a dormire tardi. Quasi quasi vorrei vedere a che punto sono, eh? Eh sì, signorina. Questi pasticcini sono di ieri sera, sono buone. Avanti. Mamma, noi mangiamo intanto. Sì. Sì, va bene. Io preferisco questi. Hanno la crema dentro. No, no, sono più buoni questi. Allora, mangiamo noi. Loro vengono dopo. Subito, signorina. Grazie. Ma questo è l'uomo che vende il pesce? Sì, signorina, è Michele. Ma dice veramente qualcosa o è solo un verso? Sì, dice, dice. Dice, non andate dal macellaio perché è arrivato il pesce freschissimo. Questo è Titto, l'asino del signor Pietro. Si vede che non gli piace il pesce. Già, signorina. Lucia, hai tutte le mani sporche. Hai tutte le mani sporche. Che è questo rumore? È successo qualcosa? Ma c'è gente nel nostro giardino? Sì, signorina. Che disgrazia! Non andate, signorina! Non andate, non andate! Non andate! Non andate! Non andate! È successo? Andi, attenti. Pensavo che fosse una bambina. Anzi, le avevo gridato. Vigilatela, vigilatela. Sì. E invece quando ho visto che scavalcava,
Ho capito che era la signora che si buttava. La dobbiamo mettere su quel divano, su quel... Lì. Tu me lo dovete... Aspettiamo. Un momento, sì. Aspettate. Sì, qua. Ecco, però. Mettetela qua. Così. Ecco. Piano. Aria, aria. Toglietevi. Tu, Pepe, sì. Corri a prendere la carrozza e fai venire qui il medico. Certo, c'è il con la... Signor ingegnere! Signor ingegnere! La signora! Disgrazia! Allora, dottore? Temevo peggio. Ma non rinviene ancora. Eppure sono passate molte ore dal... Ma questo non ha molta importanza. È una fibra forte. Speriamo solo non ci siano lesioni interne. E non muovetela per nessuna ragione. Ora io ho un altro malato da visitare, ma torno presto. Abbia fede. Povera mamma, se te ne vai adesso, cosa hai avuto dalla vita? Signorina, che cosa devo preparare per la colazione? Vincenzina, fammi il favore, pensaci tu, almeno per qualche giorno, eh? Gesù benedetto, si è mossa! Luisa? Luisa, mi senti? Dimmi, mi senti? Perché l'hai fatto, Luisa? Dimmi, perché l'hai fatto? Io non capisco. Ti prego, aiutami a capire il perché. Perdonatemi. Quello che non riesco a capire è il perché si è buttata dalla terrazza con tutti quei soldi che ha, che ci mancavano. La vita non è solo soldi. Per me quella povera donna si è rovinata per il marito. Forse lui non le voleva più bene come una volta e lei... No, questo è sicuro, quello solo la fabbrica pensa. Qua e qua c'ha solo la fabbrica. Solo la fabbrica non mi pare. Si dice che alle belle operaie ci pensa molto. L'uomo è sempre cacciatore, si sa. Certo che quella... come si chiama? Lina. Lina. Certo che chi se la sposa finisce di soffrire e si sistema per la vita. Due mesi dopo la donna può già camminare. Mamma! Che sorpresa, mamma, puoi già camminare. Vieni, no, vieni, no, mamma. Da sola? No, no, lasciala, lasciala, falla venire. Allora vieni. Provo. Guarda che provo. Su, su, prova, piano, piano però. No, 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 lasciala, lasciala, Cinzina. Piano. Brava, su così. Sono sicura che ce la fai, su. Voglio farti una bella sorpresa per quest'oggi. Piano, piano, piano. Brava.
Ah, ecco che sono arrivata. Mamma. Ancora qualche settimana e anche l'ingessatura al braccio viene tolta. Il caso volle che il signor Pickwick e i suoi tre compagni avessero appunto scelto Rochester come prima fermata e, avendo avvertito il loro nuovo amico di essere indirizzati verso la stessa città, si accordarono di occupare il sedile in fondo alla diligenza. Mamma, oggi la muove molto di più. Mamma, non fare così, sennò pengo anch'io. No, no, vede, dottore, lei mi deve scusare se sono venuta qui così all'improvviso, ma il fatto è che... Ma perché non si siede, eh? Il fatto è che a casa non siamo mai riusciti a parlarle un po' in privato e quello che volevo dirle è che la mamma... Sì, insomma, dopo quello che è successo non è più la stessa. Intanto si calmi, eh? Perché mi pare che, a parte il braccio, sua madre per il resto... E poi mi spieghi, che senso non va? Beh, certe volte fa delle cose proprio strane. Ecco, per esempio, stamattina c'è stato il fatto delle cornici. Ha tirato fuori tutte le fotografie dai portaritratti. E parecchie le ha distrutte, ma con una grande ostilità, come se le avessero fatto male. Vede, lei non si immagina che effetto strano che fanno quelle cornicine vuote. Ah, poi mi dimenticavo, c'è stato il fatto del vestito. L'altro giorno l'ho trovata seduta per terra sul tappeto della sua camera. Era mezzo sepolta da aghi e fili e stava finendo di massacrare un suo abito da sera. E io ho cercato di fermarla, ma non c'è stato niente da fare. Lei ha distrutto tutto l'abito con una rabbia. E poi ieri sera, dopo cena, ha detto: sono molto stanca, vado a dormire. E l'ho vista avviarsi in direzione della porta d'ingresso. Le ho detto: mamma, ma dove vai? Lì c'è il giardino. E lei si è girata. E quando si è girata, aveva un'espressione talmente smarrita. Ma la medicina purtroppo non ha granché da dire in questi casi. Un po' di bromuro, molto riposo e non contrariare l'inferma. Intanto, oltre alle mansioni di infermiera, Lina ha ora sulle spalle tutto il funzionamento della casa. Deve seguire le sorelline che sono di fatto rimaste senza madre e così non va quasi più in fabbrica. L'ingegner Fabri si è trasferito a dormire nella stanza accanto. Ha bisogno di dormire in pace per alzarsi presto la mattina. Questa almeno la scusa ufficiale. Enrico? Che bello tornare qua. Non ne potevo più di stare sempre a casa. Oh, finalmente un po' di colore, no? Ha ragione. Basta qualche fiore e questo ufficio diventa subito allegro. E però il fiore più bello lei non può vederlo. Perché? Perché quello posso vederlo solo io. Ma non mi piace tenerla sulle spine, e perciò glielo mostro. Ecco qui il fiore più bello, non è una meraviglia? Oh, che sciocchezza. Ha visto? Cosa? L'eclisse, me l'ero dimenticata. Ha visto come si è fatto buio? Ma se si è fatto buio verrà giù un temporale. Ho dimenticato l'ombrello questa mattina. Ma non l'ha letto sui giornali, c'era scritto. Ho fumicato un vetro apposta. Si vede benissimo, è appena cominciato. Su. Su, venga anche lei a vedere. Ma non è buio completo. Questo non è un'eclisse. Ma cosa vuol dire? Questa qui è un'eclisse parziale. Se è parziale mica viene buio del tutto. Scusi. Su,
Guardi anche lei. Lo tenga bene con due mani. La vede che bella quella macchia scura? Così. Ma insomma, la vede o no? Sì, sì, ma la vedo. La vedo, la vedo. Ma ci pensa. Quella lì è la luna. In questo momento è tra la terra e il sole. E noi lo sappiamo. Ecco qual è la cosa grande. Che noi possiamo dire, ecco, quella è la luna. L'uomo è riuscito a calcolare perfettamente anche il movimento dei pianeti. Ma cosa guarda? Ma continui, continui a parlare. L'eclisse della donna, sa, gliel'ha mai detto nessuno? Però i suoi capelli... Oh, ma lo sa che lei è proprio noioso. Non le si può dire niente di appena... Non le interessa niente. Che cos'hanno i miei capelli? Sono così, senza grazia. Se lei facesse... Ecco. E così va già meglio. Peccato, una bella ragazza come lei che... Buongiorno, signor Ministro. Buongiorno. Hai visto l'eclisse, papà? Sì. Dopo devo parlarti. Per quanto riguarda quel bel tipo lì, meglio lasciar perdere d'ora in poi. Confidenze con questa gente proprio no, eh? E con quello lì meno che meno. D'altronde lo devo tenere perché sa lavorare, qui scelta non ce n'è proprio. Ma tu non costringermi a sbatterlo fuori. Va bene, papà. Però non mi sembra di aver mancato. Sì, sì, lo so, lo so. Non è colpa tua. Forse è colpa di questo maledetto posto. Ma tu sta attenta, fatti rispettare. Ecco, poi lo passo qui. E non così di rovescio, sta attenta. Ma è così difficile. No, vedi, così, per dritto. Poi faccio così e tiro. Ah, ma questa è una cosa complicatissima. Ma non mi avrete, no. Quella lì è una trappola. Non si può mica passare la vita dietro un lenzuolo. Sì, però una ragazza da marito deve imparare per forza. Ma neanche per sogno. Io non imparo proprio niente. E poi smettiamola con questa storia della ragazza da marito. Da un po' di tempo non mi sento dire altro, non se ne può più. Eppure l'età ce l'hai. Ma ho anche una testa, per fortuna. E la testa mi dice che non mi sposerò mai. O perlomeno il più tardi possibile. La testa sì, ma anche qualcos'altro. Due gambe, due braccia, il petto. E insomma, a natura è natura. E ne accorgerai anche tu. Già, 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 brava, 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 Annunziata. Le capisce lei certe cose. Invece, con Lina è proprio inutile. Il padre ha voluto tirarla su proprio come ha voluto lui, così. Tutto cervello, proprio come un maschio. Ci penserà un marito a insegnarle la parte di donna. Ah, ma è venuta oggi. Bene. Buongiorno. Buongiorno. Si sente bene? Benissimo, perché? No, niente, così. La vedo così seria. Signorina, mi aiuta per favore a decifrare questo indirizzo perché è stato corretto e non riesco a capirlo. E Galeassi. E Galeassi, mi pare. Galeassi. Grazie. Ma lo sa che se lei sta così seria le vengono le rughe sulla fronte e invecchia prima? Senta, ragioniere, mi farebbe la cortesia di lasciarmi lavorare? Caspetina, che cosa? Il papà l'ha rimproverata per l'altro giorno? Se anche mi ha sgridata sono affari miei. E a lei che glielo dà il permesso di occuparsi degli affari miei? Va bene, per carità. Non si arrabbi. Mi scusi se cercavo di venirle incontro, di tirarle sul morale. Credevo che ne avesse bisogno, dopo tutto quello che ha passato in casa in questi ultimi tempi. Ma se lei fa così, lavori, lavori pure. Non la disturberò più.
Lei è molto gentile, ma non si preoccupi per me. Ma come non mi preoccupo? Allora succede una disgrazia a una persona che ci è amica, cara, vicina, e uno non si preoccupa. È come dire a tutto un paese che guarda, fatevi gli affari vostri. Eh sì, perché anche in paese, sa, si parla di lei e con simpatia. Intanto sanno tutti quello che lei ha fatto per sua madre e per le sue sorelle. E questo le fa onore. Come dispiace a tutti che ora ci sia quest'altra storia con tutte le chiacchiere che ha scatenato, naturalmente. Ha detto quest'altra storia? Quale storia? Adesso non mi prendi in giro, però. Ma come, lo sanno tutti e lei no? Mi vuol dire che cos'è che sanno tutti? La storia di suo padre con quella ragazza. Cosa sta dicendo? Ma davvero non sa niente. Mi dispiace molto davvero. Ma forse è meglio che l'abbia saputo da me che da altri. Si chiama Gita. Ricorda, lavorava qui nei primi tempi. Suo padre ha cominciato a vederla, va spesso a casa sua e insomma l'hanno visto. Lei è pazzo! Siete tutti dei vermi! Vi divertite a sporcare ogni cosa! Un brutto colpo per lei, lo capisco. Ma è tutto vero, purtroppo. Tenga. E poi io non mi sarei permesso di riportarle solo delle chiacchiere. A lei per di più. E del resto anche il suo padre, poverino, bisogna capirlo. Nessuna di marmo. E dopo la disgrazia... Ma sono... Su, non faccia così. La prego. Non pianga. Non faccia così. Se sapevo, non le dicevo niente. La casa di questa ragazza. Dov'è?